Con una nettissima maggioranza, ieri sera in consiglio comunale a Riposto è stato approvato il conto consuntivo 2013. Nonostante abbia criticato espressamente le politiche finanziarie portate avanti nel 2013 dall'amministrazione Caragliano, alla fine i consiglieri comunali del Partito Democratico, in seguito ad un lungo documento letto da Sebastiano De Salvo, hanno deciso di votare favorevolmente lo strumento finanziario, perché comunque lo hanno ritenuto corretto sotto l'aspetto tecnico. Nell'opposizione, invece, decidono di astenersi i quattro consiglieri di Libertà e Pensiero e i due di Futura Riposto. Alla fine dunque il rendiconto passa, nonostante le tante contestazioni della minoranza nel merito delle scelte politiche e nonostante nella stessa maggioranza che sostiene l'amministrazione Caragliano non siano mancate le fibrillazioni.